Ragazzi, ciao a tutti in cinese. Oggi siamo in Cina perché quando siamo state a Milano siamo state un pochino nel quartiere Chinatown e abbiamo avuto la brillante idea di comprare un pochino di snack cinesi. Era da tantissimo tempo che volevamo fare questo video, anche quando stavamo a Roma, perché anche a Roma appunto c'è un quartiere dedicato alla cultura cinese. E quindi non vediamo l'ora di assaggiare le cose che abbiamo comprato. Abbiamo veramente tantissimi snack da assaggiare, quindi partirei subito. Però prima mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale qui sotto per supportarci. Seguiteci sempre anche su Instagram, ve lo ricordiamo, vi lasciamo il nostro nome qua sotto e lasciate un bel like per far girare questo video. Parto con il primo snack, li prendo a caso. E wow, partirei con i mochi. I mochi sono dei dolcini asiatici. Io direi asiatici perché non so mai se sono cinesi o giapponesi. Sì, noi abbiamo detto cinese per racchiudere un po' tutta l'Asia, la cultura asiatica. E abbiamo preso questo bel pacco giallo di mochi alla banana. C'erano tantissimi gusti e noi abbiamo scelto quelli alla banana perché ci piace come gusto. E in generale c'erano i mochi da frigorifero, quindi quelli in freezer tipo versione gelato, oppure questi che invece li abbiamo presi nello scaffale normale degli snack, quindi in teoria non sono con il gelato dentro. E volevo dire che la cosa che accomuna tutti questi snack è la scatola bellissima, la confezione che attira, proprio tutti gli snack sì, che abbiamo. Sì, troppo carini. E io direi che vengono direttamente dal posto, ragazzi, perché non c'è proprio scritto in italiano. No, cioè, alcune volte c'è scritto, sì, però proprio raramente. Sì. Vediamo come si presentano. Ci sono due pacchetti fatti così. Ma non me li aspettavo per niente. Che così poi sono alla banana, ma c'è scritto cacao mochi. Ma poi sono minuscoli. Oddio, no, non ma si aprirà mai. No, non me lo aspettavo. Fammi vedere. Non me lo aspettavo per niente così. Ma guardate che carini. No, vabbè, io ma spero sempre di inquadrare perché non è facile. Oddio, ma hanno una consistenza strambissima, proprio strana. Oddio, sono tipo caramelle, sembra. Cin cin. Cin cin. No, allora, la consistenza mi piace un casino. Mi piace la consistenza di queste cose tipo gommose, gelatinose. Il gusto sa di medicina, sa di sciroppo. È molto industriale, cioè è veramente tanto industriale. Però è piacevole. Però è piacevole. Cioè sembra una caramellina alla fine. Completamente diverso dai mochi gelato. A parte che non me lo aspettavo gelatinoso. No, no. E poi me lo aspettavo il ripieno, più cremoso. Cremoso. Invece è una pasta, non so se si sì vede. Dico la mia? Vai. 7. Stavo per dire la stessa cosa. 7, ci sta. Una via di mezzo, sì, buono ma non troppo. Mi è piaciuto, però non è che me lo comprerei tutti i giorni, cioè, quindi 7. Ok. Ragazzi, abbiamo trovato uno snack mega strano. Prugne aromatizzate con zucchero ed edulcoranti. E c'è attaccato sopra al pacco perché è scritto tutto in cinese. Non so cosa sia, ragazzi. Noi sono delle prugne essiccate, tipo, e zuccherate. Andiamo? Andiamo. Oddio, questo snack mi fa un po' paura. Secondo me è buono, secondo me è buono. Madonna, quanto sa di industriale. Non mi viene voglia di mangiarlo con sto odore. L'avevi appena detto che? Ah, c'è l'osso, eh? C'è l'osso? Ah, io, quanto è duro, scusami. Ma che è? No, a me di gusto non è male. Solo zucchero. Però abbiamo una faccia strana, una faccia stranita. Non è male di gusto, anche di consistenza, quando uno riesce a mangiarlo poi non è male. Perché è molto tipo caramellato. Gommoso, però duro. Gommoso però consistente. Non sono come le prugne essiccate che vendono tipo al supermercato in Italia. Cioè quelle proprio frutta. Questo non si capisce. Completamente diverso. Infatti, sì. Non capisco come faccia ad esserci il nocciolo. Sembra del tutto industriale. Quindi che voto dai? Quindi io do un 6.
Beh, sì, un 6. Non ti era niente piaciuto. Di che. Io adesso prendo questo, che sono come i Mikado. Sono praticamente una versione cinese dei Mikado, no? Con questo leoncino, e si chiamano Poki. Ce n'erano di tantissime versioni, anche tipo al tè matcha, alla prugna, boh, di tutte e di più, al pistacchio. Noi abbiamo preso questo, che cos'è? Budino e banana. Al gusto budino e banana. Vediamo se c'è scritto. C'era scritto che era il budino, che era budino una cosa banana, strana, sì. Però c'era anche un'altra cosa, vedi che la ha... banana? No, ma vedi qui che ha delle cose nere, tipo cioccolato, gocce di cioccolato, cioè qualcosa, vedi perché sì, è nero sì. qui, boh. Cioè perché è nero altrimenti. Che carino! Super carini questi pacchetti, eh? Oddio, ma sono tutti appiccicati insieme. Sono tutto tranne che di banana e di budino. Però uno tira l'altro, eh? Industriali in un modo inquietante. Peggio degli snack americani. Porca vacca! Votiamo anche in base sempre anche alla confezione, che comunque sì. è carina. Questo è buono, cioè. È buono. Il punto è che secondo me non sa né di banana né di budino. Secondo me un po' corrisponde a budino. Mi sì, dà un po' l'impressione. È un po' lattoso denso. E quindi boh, mi dà un po' l'impressione di budino. Però boh, cioè, non è che sia un'esplosione di gusto. No. Però si fa mangiare. Un 8 glielo darei. Anche per la confezione, che 8 è un po' tanto, eh? 7,5. 8 meno. 7,5. Adesso sai che cosa vai a prendere? Quello in freezer. Abbiamo uno snack in freezer, ragazzi. E non fatevi troppe domande, anzi fatevele. Ragazzi, adesso qui proprio vi voglio molto attenti perché abbiamo trovato questo snack stranissimo che praticamente è un ghiacciolo e noi lo abbiamo preso al lime e lo vendevano quindi sciolto, nel senso sì. che c'era solo il liquido dentro questo coso che era tutto ondeggiante. Noi l'abbiamo messo in freezer ed è diventato così. Ma cos'è? Cioè, ragazzi, questa è una cosa veramente strana. Sembra una di quelle spade laser. Vero? Sai quelle... Mettiti in combattimento. Oddio, ma è diventato durissimo. Eh in sì. certi punti è strano. No, qui perché c'è il... bastone. Sì. Ma che è? No, vabbè, ma che è sta roba? Ma sembra una candela. Oddio, ma... Ma come ha fatto a diventare così tanto perfetto? Ma non c'è un'indicazione, come si mangia? Sì, c'è un'indicazione scritta in cinese, quindi non so quanto ti possa servire. Ma scusa, fammi sentire. Vabbè, sì, non sa di niente. C'è la plastica! Ma sei seria? No. No, è strano così. Scusa, ma chi è sta? Buono il gusto. Secondo me bisognava togliere la pellicola, però lasciarlo sulla sua base a sto punto, perché... Ma non si toglie la pellicola. Però non si fa così perché... lo so, ma manco così come fai tu. E come se no, scusa. Ah, dici così. Guarda, sembra il... Sai, sembra il formaggino quello che togli la... Ma che sta Che rumori. Madonna, dai fastidio così. Ma come hai fatto? Io non riesco. Boh. Buono. Buono di sapore. No, era da tenere la parte sotto e togliere tutta la pellicola. Sì, ma che cosa complicata è. Buono, dolce, sfizioso. Facilità nel mangiarlo, zero. Mm. Perché, cioè, o noi Oddio. Non abbiamo capito nulla. Mamma mia, che schifo. Attenta! Oddio, hai fatto volare la base. Buonissimo il gusto, non è che sappia proprio di lime più di limone, però cioè ci sta. L'abbiamo pagato pure pochissimo, l'abbiamo pagato tipo 50 centesimi, quindi ci sta. Secondo me questo si becca un 8. 8, anche secondo me. 8, bene. Passiamo al prossimo snack e prendo questo. No, Dio no, questo ho paura. Questo è stranissimo. Noi l'abbiamo preso quasi solo per la confezione, perché cioè, è magnifica proprio. Con questa vecchietta cinese che fa
Kung Fu. Sì. E dovrebbero essere dei pezzi di carne in formato snack. Però non dei pezzi di carne, ma di soia. Che imita la carne, quindi vegano, uno snack vegano. Spuntini a base di soia piccante. No, io mi sto troppo divertendo. Cioè... Guardate, cioè questo ci farà esplodere la bocca. Io me lo meno male che abbiamo appena mangiato il ghiacciolo. Andiamo insieme? Aspetta, perché devo capire come aprirlo. Io ti direi di non toccarlo con le mani. Che c'è? Porca vacca, ho per qualche motivo leccato il dito. Io non so se conviene metterlo tutto in bocca. Ma non è tipo salsa agrodolce piccante? Sì. Non riesco. No, la finta carne mi piace un casino, però. Ma non ti picca? Ne ho preso un pezzettino piccolissimo. No, Dio, tutto in gola, mi sto sentendo male. Non sto scherzando. È stranissimo sto tipo di piccante. Ti arriva al cervello, in gola. Madonna, è piccantissimo. Lecca il dito. No, aiuto. No, ma ragazzi, cioè, io non so se rende quant'è. Non so se si vede dalle mie dita, ma che sembra proprio carne, eh. Anche la consistenza. Cioè, ma sembra carne. Che figata che è di soia, però sto morendo, cavolo. Quanto è piccante da 1 a 10? Per uno che è abituato a mangiare piccante. Sì, devo dire che per uno stupido snack è buonissimo. No, a parte, no, dico per il fatto che è piccante. Per uno stupido snack è una delle cose più piccanti che ho mangiato, eh. No, io darei il voto 9. Questo si becca un 9, mi piace troppo. Madonna, che palle, che è piccante. Donna, sono rosa. Per i bambini. Ma che per i bambini? Mm. No, non penso. Adesso assaggiamo i biscotti della suocera. Guardate ragazzi, c'è scritto così dietro. Uh-huh. Biscotti della suocera. Cioè sono stranissimi, sono con base di arachide, giusto? Farina di frumento, zucchero, olio, arachidi, semi di sesamo. Oh, sto sesamo! E vedi, sono qua sopra. Ok. C'erano anche gli stessi tipi di biscotti alla zucca e al cetriolo, no? Così. Ai crauti. Wow, che belli! Quanto uovo hanno sopra da 1 a 10? Madonna ragazzi, comunque i cinesi, gli asiatici sono fissati con le uova. Sì. Sembra la galette des rois. Vero, è simile. Vero? Sì. Oh, anche di consistenza, sembra la galette des rois. Oddio, perché ha tutti i semi di sesamo. Ah, allora non ti piace. C'è un casino di sesamo. Ha rovinato tutto. Dovevamo immaginare che questa linea nera fosse sesamo. Non sa per niente di arachide. Sa solo di semi di sesamo. È buona la pasta sfoglia fuori. Non è male. Un po' poco zuccherato secondo me. Ti viene voglia di mangiare? Ma io un 7 glielo darei. Sì, un 7. Bene, quindi un 7. Un 7, dai. Alla fine erano buoni. Sì. Vero? Non male, non e male. E mi è anche passato il piccante. Infatti, perché alla fine avevano quel gusto un po' così che ha fatto passare. Ragazzi, il prossimo assaggio non sarà da mangiare, ma sarà da bere. Rio, ragazzi. Mm-hmm. Abbiamo trovato queste lattine che praticamente sono dei cocktail in lattina. È vero, sono alcolici. Sì, sono alcolici, quindi... Oddio santo! Al gusto guava? Gin. Ah, gin. Vodka. Madonna. Vabbè, un goccio, perché un cocktail. Un cocktail. Pensavo fosse rosa. Anch'io, pensavo fosse colorato. Sa di vino. Io sento odore di caramella. Sai le caramelle gommose? Sa di caramella. Non è tanto alcolico, però ma si sente. 3%. Però si sente nel retrogusto. Ma sai che buono, eh? Buono.
Ma è buono, vero? Non è male. È dolce, dolce ma non troppo. Sì, non, sì, non no, no, nauseante, no, però si sente che è dolce. Secondo me è buono il fatto che l'abbiano, che abbiano reso un po' alcolico. Perché sì, tipo la vodka, il gin, queste cose tolgono un po' lo zucchero, no? Sì, tolgono no, ci sta, ci sta. Mm. Ci sta, è anche carino così mm-hmm. per, no? Ma ci sai sta. Che ci sta proprio? Io darei un bel... L'unica cosa pensavo fosse fucsia. Vero, ma un po' di colorante era più carino. Buono, poi l'abbiamo pagato pochissimo, tipo un euro. Un euro, sì. Cioè... Buono. Buono, 9. Beh, sì. 9. 9. 9. Andrei con il mio ultimo snack. Ah, sono già quasi finiti. No. Eh sì. E andiamo con questo. Questo snack è molto molto raro. Perché è uno spuntino a base di noodle al gusto di pollo alla griglia. Io all'inizio pensavo che fossero patatine, invece sono dei noodle da mangiare però secchi. Sì, infatti c'è scritto, se vedete qui, don't boil it, smash it. Smash, rompilo. A rompere? Sì, infatti si vede anche dal disegno. Ah, ok, ma come fai a mangiarli così? Cioè, questi sono i noodles. Ma... Oh, c'è scritto così, don't boil it. Aspetta, cioè, come nei noodles? C'è la spezia, tipo, da metterci dentro. Infatti c'è scritto, aspetta, c'è scritto qua dietro. Fammi vedere. Metti le spezie, mischia così con il coso e enjoy. Qua ho aperto le spezie. Ok, buttale dentro. Che roba industriale. Materiale. Rotti? Faccio prima così, mi sa. Andiamo? Ah, non fanno male, scusa. Ci sei? Una specchia. Dio, pensavo di fosse andato di traverso. Cioè sembra di mangiare patatine, tipo crema. Beh, ma sono fatti apposta. Perché se no perché fanno due pacchi separati? Che buoni. Vero? È una cosa strana. Sono gustosissimi. No, mi piacciono tanto, vero? Questi ce li possiamo lasciare per mangiarli guardando un film. Vero? Buonissimi, mi sono piaciuti tanto, sono carini per il fatto che devi aprire il pacco, devi mettere le spezie, li devi rompere, quindi è così divertente. Poi sono buoni al gusto, io gli darò un 9. Ci sta, cioè è carino, è interattivo e poi sono così uno snack salato, no? Sì. Al posto delle patatine, diverso. Sì. Ultimo snack, ma non per importanza. Allora ragazzi, qui rimaniamo in ambito patatine. Questa confezione è super carina, come tutte d'altronde. Sì. Queste patatine sono al gusto miele e mela. E a vedere dalla sono confezione, quelle twist, esatto. No? Che pure in Italia mi sa le chiamano twist, quelle fatte così. Sì, quelle... eh? Mm-hmm. Mi attirano. Carine, Madonna, si vede un casino che sono fatte di miele, sono tutte unte. Hanno il retro, la patatina in sé, non dico il gusto. Ha un retrogusto cinese, di qualcosa che mangi al ristorante cinese ma non mi viene in mente. Le cose di granchio. Di gamberi. Di gamberi, com'è che si chiama? Le nuvolette. Buone. Molto croccanti, cioè vero, belle... E ci sta perché magari sono un po' mosce, no? Invece no, sono belle croccanti, dure. L'unica cosa è che non mi piace tanto il mix mela-miele. Vero, un po' nauseante, sì. O mela o miele. Certo, noi abbiamo scelto miele e mela, quindi è cavolino. No, certo, per prendere una cosa particolare, mica prendeva la paprika. Magari l'avrei fatta più salata. Vero, che contrastava un po', però una tira l'altra, Ma io sai che, anche se è un po' nauseante a tratti, io darei un 8. Pure io, perché la patatina mi piace un casino. Ci sta. Mm.
buona. L'unica cosa è che avrei contrastato magari con una nota salata che smorzava un po'. Beh, io direi che siamo partite tra virgolette male con cose un po' che non ci hanno convinto al 100%, andando avanti Siamo risalite, quindi sono molto contenta. Speriamo che questo assaggio snack cinese, anzi direi asiatico, vi sia piaciuto. Ci siamo divertite, abbiamo assaggiato sapori molto strani, molto diversi dal solito, ovviamente. Ormai, quando sarà uscito questo video, lo saprete già tutti che andremo a Varsavia. Quindi, se arriviamo in questo video a 1500 like, facciamo, non ci ho ancora pensato, facciamo un qualcosa un in ambito snack, però un po' strano, volevo trovare non un qualcosa, polacco. No, una cosa un assaggio snack tipo, mi ricordo che in Polonia andavano tantissimo le cose turche, le cose greche. Ok, se arriviamo a 1500 like vi facciamo un'edizione quando saremo in Polonia di assaggio snack strana. Straniero. Straniero, nel senso magari di prodotti turchi o non so che. Iscrivetevi al canale, supportateci anche seguendoci su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!